Presidente Mantini, oggi si inaugurano gli spogliatoi, un momento importante per il circolo. Assolutamente sì, per noi viene premiata forse la tenacia di noi aquilani, l'abbiamo fatto con le forze nostre interne, con l'aiuto della Fondazione Abruzzo Risorge e con la partecipazione dei Comites Svizzeri, che è formata da diversi emigranti italiani in Svizzera e che ha avuto anche la spinta da parte di Roger Federer subito dopo il terremoto, quindi diciamo è sicuramente il premio giusto al lavoro e alla fatica di tutto quello che è stato fatto in questi 3 anni. C'è stata qualche polemica con il comune di Barletta che doveva darvi i fondi appunto per realizzare questi spogliatoi? Più che polemica c'è stata molta delusione, non capiamo come mai un comune fa addirittura conferenza stampa per dichiarare l'opera di beneficenza a favore dell'Aquila e quindi del terremoto e poi non mandare in 3 anni i 150.000 euro promessi e non mantenuti anche su carta sia al sindaco Cialente che a noi come presidente del circolo. Li abbiamo anche invitati oggi all'inaugurazione perché noi non andiamo avanti lo stesso, quindi non chiediamo l'elemosina a nessuno. Se viene fatta una promessa noi ci pensiamo e ci auguriamo che venga pure mantenuta. Poi se questo non è stato possibile non c'è polemica, c'è profonda delusione. E quanti e quali danni ha avuto il circolo a causa del terremoto e quanto c'è ancora da fare? La Protezione Civile ha calcolato insieme all'Ufficio Patrimonio del Comune dell'Aquila 890.000 euro di danni dati dalle mura di cinta che partono dalla piscina comunale e arrivano allo stadio Tommaso Fattori, più la clubhouse, gli spogliatoi, la presidenza e tutti i vari servizi. Siamo riusciti a sistemare tutto con le nostre forze, con finanziamenti non pubblici ma appunto privati di banche e quindi con le garanzie personali di noi, del Consiglio Direttivo e di tutti. Credo di aver restituito un bel circolo a una città ed è un motivo di grande aggregazione e di socialità per tutta la città, al di là dei soci del circolo. C'è stato già l'esordio contro il Barletta nella Serie A2, che tipo di campionato vi aspettate? Noi ci aspettiamo un campionato diciamo umile perché vogliamo fare ma non strafare. Non abbiamo paura comunque di nessuno, il primo risultato appunto a Barletta è stato positivo perché abbiamo pareggiato. Giochiamo domani con una squadra veramente forte perché era in Serie A1 ed è stata retrocessa soltanto per motivi sportivi, per problemi di tesseramento e non per demeriti tecnici. Quindi è come giocare domani Novara contro Juventus, però non abbiamo paura di nessuno e vediamo quello che succede poi in campo. Esordio in Serie A2 c'è già stato contro il Barletta, quali sono le prospettive per questo nuovo campionato? Le prospettive sono sicuramente buone, è un campionato molto difficile che ci troviamo a affrontare per la prima volta nella nostra storia, così come per la prima volta una squadra abruzzese si trova a affrontare il campionato di Serie A2. Già l'esordio fuori casa è stato molto positivo perché comunque incontrando una squadra sulla carta più forte della nostra siamo riusciti a strappare un pareggio. E domani qui all'Aquila ci auguriamo sinceramente che il pubblico risponderà numeroso all'appuntamento e affrontiamo probabilmente la squadra più forte del girone, che è l'Udinese, composta di giocatori con classifica mondiale tra i primi 100. Il loro numero uno, Matteo Viola, è classificato 100-130 al mondo, quindi un giocatore molto forte. Poi hanno il campione italiano di seconda categoria Di Meo ed altri giocatori comunque molto, molto forti, quindi sarà un incontro veramente complicato per noi, ma contiamo di affrontarlo insomma nel migliore dei modi. La squadra è in forma, si è ben allenata e credo insomma risponderà bene. Non ci nascondiamo chiaramente che il campionato è difficile perché siamo una matricola, abbiamo sostanzialmente mantenuto l'ossatura che ha affrontato il campionato di Serie B aggiungendo un giocatore peraltro molto, molto forte, ma la squadra è rimasta la stessa. Le prospettive comunque diciamo, sono buone e contiamo di fare un buon campionato, l'obiettivo chiaramente è quello di mantenere la permanenza in Serie A2 e quindi di poter magari nei prossimi anni affrontare il campionato con più tranquillità, con dei rinforzi e quindi puntare magari alla scalata alla 1, che è comunque molto difficile.
Pietro Angelini, l'esordio c'è stato già in Serie A2 contro il Barletta. Che tipo di campionato vi aspettate? Beh, sicuramente sarà un campionato difficile, perché comunque la A2 ci sono delle squadre molto forti, giocatori che fanno proprio i tennisti di professione, che sono anche classificati intorno a 100 del mondo, che giocano tornei nel Grande Slam. Quindi sicuramente tutte le partite sono difficili. È la prima volta che in Abruzzo c'è una squadra che partecipa al campionato di Serie A. Insomma, siamo molto soddisfatti. La prima giornata abbiamo fatto un pareggio contro Barletta. Domani avremo la squadra di Udine, che sono insomma fortissime, forse diciamo la favorita del girone. Speriamo insomma di fare una bella partita. Quali saranno invece le squadre contro le quali vi giocherete l'accesso ai playoff? Una l'abbiamo già incontrata l'altra settimana, che era Barletta. Poi c'è una squadra di Bari e una squadra di Reggio Emilia. Diciamo che una di queste tre potrà fare il playoff, quindi insomma la prima abbiamo pareggiato, vediamo adesso le altre due, che poi sono le ultime due del girone, come andrà. Oggi si inaugurano anche i nuovi spogliatoi, quindi è un segno di rinascita anche dello stesso circolo. Beh sì, dopo tanto tempo, dopo 3 anni, insomma, siamo riusciti a completare questa cosa. Speriamo anche di festeggiare insomma la vittoria domani. Riccardo Azzarita, romano, classe 88, domani la seconda giornata del campionato. Che tipo di campionato ti aspetti? Ma sicuramente un campionato abbastanza difficile, soprattutto domani, una giornata abbastanza complicata contro la squadra di Udine, molto forte. Speriamo di fare una bella figura, di portare risultato a casa. Come ti trovi in questa squadra, visto che sei entrato insomma quest'anno? È il primo anno che sono qui in questa squadra, l'ambiente è molto, molto accogliente, bello, divertente. I compagni sono... Sì, molto simpatici.